Prego. Grazie Presidente. Con questo ordine del giorno tentiamo di mettere in evidenza quanto il ponte sullo stretto di Messina sia l'ennesima arma di distrazione di massa che questo governo vuole mettere in campo per mascherare la propria incapacità di risolvere i reali problemi che affronta questo Paese: l'inflazione, la povertà, il precariato, le disuguaglianze. In questo ordine del giorno abbiamo provato a fare un elenco delle tante infrastrutture, dei tanti collegamenti viari, ferroviari che esistono in Calabria e che necessiterebbero di un intervento per restituire ai calabresi la possibilità di essere collegati non solo all'interno della regione in maniera più agevole, ma anche al di fuori, con il resto del Paese e dell'Europa. E vorrei sommessamente ricordare che questo governo ha deciso di stanziare solo 3 miliardi di euro in 15 anni, distribuiti in 15 anni, per ammodernare la strada statale 106, ormai passata alle cronache di questo paese come la strada della morte, e non a caso. 3 miliardi in 15 anni, ma 15 miliardi per il ponte sullo stretto di Messina. Ma con questi 15 miliardi si potrebbero risolvere diversi problemi e ne cito solo alcuni, partendo dalla provincia di Cosenza, la mia. Penso alla strada provinciale 242 che collega la comunità di Parenti con il resto della Valle del Savuto e con l'area urbana più vicina di Cosenza, una strada che purtroppo da decenni soffre di smottamenti causati dal dissesto idrogeologico, continue frane e lavori che la rendono impercorribile. Questa strada attende da anni di poter essere attribuita alla competenza dell'ANAS. Più volte sono intervenuta anche nei confronti del Presidente della Regione, perché la richiesta deve partire dalla Regione, ma ancora la richiesta non è stata soddisfatta. E visto che l'onorevole Cannizzaro prima si apprestava a dire con quanta celerità questo governo sta intervenendo su Longobucco, ne approfitto per chiedergli di ricordare al suo Presidente di Regione, che passa più tempo su Facebook ad annunciare quello che farà piuttosto che a fare, che esiste la SP94 che collega Cerzeto a Mongrassano, che dal 2015 è franata, e gli abitanti di Cavalerizzo sono completamente isolati dal resto della Calabria e non possono raggiungere né gli hub ospedalieri e né le scuole, se non impiegando tantissimo tempo e tantissime spese. Per non parlare dell'elettrificazione sulla ferrovia nella parte ionica, che si è fermata con notevoli ritardi, lo diceva prima il collega Tucci, nel tratto da Sibari, Crotone a Catanzaro, e manca completamente la progettazione fino a Reggio Calabria, perché sì, sulla fascia ionica della Calabria i treni vanno ancora a diesel, non esiste l'elettrificazione. Quando eravamo al governo abbiamo lavorato sul porto di Gioia Tauro e prima lo dicevamo, ma mancano finanziamenti adeguati per l'alta capacità ferroviaria, perché non bastano quelli del PNRR. Nel Vibonese il dissesto idrogeologico si è mangiato quasi tutti i collegamenti nelle aree interne e verso le mete turistiche, però la Calabria, come direbbe qualche nostro assessore regionale, è una Calabria straordinaria dal punto di vista turistico, salvo poi non riuscire a raggiungere le mete turistiche. La Calabria ha una sola arteria autostradale, la A2, sempre però in manutenzione, come il tratto da Cosenza ad Altiria Grimaldi e il tratto Pizzo-Vibo-Sant'Onofrio. L'elenco è lungo, lunghissimo Presidente, ma i calabresi sono stanchi. Un bravo politico distinguerebbe tra le azioni urgenti, prioritarie ed importanti. Il ponte sullo stretto di Messina non è né urgente né prioritario. Al massimo potrebbe diventare importante solo e solo se prima si investisse per risolvere gli atavici problemi delle infrastrutture in Calabria. Ci vorrebbe solo un po' di buonsenso, ma qui mi sa che manca ovunque.